un grande artista, dicevamo nella pausa, Francesco De Gregori, no? Che è stato ospite di Massimo Ranieri, quell'altro fenomeno della televisione, è stato ospite, adesso era a New York, credo, De Gregori. Lui vive a Spello, questo per noi è un vanto, no? Certamente, certamente, certamente. Anzi, quando faccio i concerti suoi mi si arrabbia sempre quando non vede i manifesti uscire in tempo giusto. Certo, non... proprio, ecco, quindi lui ci tiene, un grande professionista. Francesco è un onore per questa regione pensare che uno dei più grandi poeti del Novecento possa abitare qua. Senti, un concerto che vorresti riorganizzare. Ho detto una cosa molto forte. Certo. Però secondo me De Gregori ha scritto delle pagine... Belle davvero. Straordinarie, non belle. Ascoltami, un concerto che vorresti riorganizzare, quindi che ti è piaciuto talmente tanto negli anni passati. Beyond the Support. Ma Gettulio. Per quello no. Un artista che vorresti riportare qua, quanto prima? È un artista che non ha suonato, ma che è l'artista che ha un po' segnato la mia vita culturale e che è sconosciuto ai più, e che nel 1986 soltanto, quando mi sono sposato, tu pensa un po', penso una vita fa, soltanto per poterlo portare in Umbria a raccontare di sé, a parlare di sé, organizzai un momento straordinario perché fu la prima serata anti-apartheid fatta, penso, in Italia, perché è stata riconosciuta come tale ad Umbertide. E andammo a trovare questi combattenti, così come si chiamavano allora, della SWAPO, che era un'organizzazione per la liberazione della Namibia, stato per il quale lui aveva scritto un brano straordinario che era The Wind of Change, il vento del cambiamento. Questo grande cantautore, non è un cantatore, questo grande musicista era Robert Wyatt. Torno a ripetere, gli addetti ai lavori lo conoscono benissimo, magari non è così famoso ai grandi pubblico. Lui lo vorrei rivedere qua anche invece domani. Invece quello che ti ha dato le maggiori soddisfazioni. Ma guarda, dico una cosa, secondo me è stato anche perché quel concerto ha segnato un po' la storia della città poi da lì a venire, no? Perché aprimmo l'Arena Santa Giuliana, che fu chiamata proprio Arena Santa Giuliana quel concerto, che è quello di Bob Dylan del 2001, quando noi organizzammo questo concerto al Santa Giuliana, scontro i pareri di tutti, perché però io, pur di farlo, mi ricordo che ci inventammo di tutto e di più, perché tutti quanti pensavano che quello spazio non era più idoneo. Io dissi no, e invece poi alla fine fu consegnato. E adesso è diventato un po' il tempio delle emozioni di Umbria Jazz, esatto. Insomma, per i grandi eventi, esatto. Però... Però fu inaugurato. Perché tu in quel momento hai inaugurato in pratica l'Arena Santa Giuliana, sì. Perché dopo le emozioni di quel Perugia, che davvero sì, con sì, la sì. gente rimpiccata, come direbbe il nostro Gettulio, T. Alberi, che si sgrullevano davvero parecchi, vero, ne cadevano. Ma io andavo a vedere anche i concerti a Santa Giuliana, perché guarda, ero piccolo, ma a Santa Giuliana negli anni fine 60, chiaramente come fratello più grande andai a vedere, cioè, lì venivano i concerti. E fu organizzato un festival, ti racconto la storia, un festival importante di quegli anni, che fu uno dei primi festival di progressive fatti in Italia, c'era PFM, Banco, Rovescio la Medaglia, di tutto e di più.